Ciao a tutti ragazzi e buona domenica, bentornati sul canale con il solito appuntamento con le news della settimana. Un'altra settimana di fuoco questa, sia per le temperature purtroppo che per gli annunci che sono stati fatti in casa Hot Toys. Hot Toys che ha deciso di cominciare questa settimana col botto con il tanto atteso, sperato, desiderato annuncio di Deadpool. Deadpool, di cui abbiamo parlato già in un video abbastanza approfondito, rilasciato sul canale lunedì, quindi il giorno dell'annuncio, e poi anche in live mercoledì. Vi invito ragazzi a recuperare sia il video che la live qualora ancora non l'aveste visto, perché ci siamo divertiti parecchio, è stata una bella live insomma. Ora, visto che ne abbiamo già parlato, giusto due parole su questo Deadpool. Un pezzo che secondo me è da avere, soprattutto per chi non ha avuto la possibilità di recuperare la vecchia versione, le vecchie versioni, sia quella normale che quella Dusty, con qualche piccola variazione nel costume, qualche parte in ottone, in metallo in più, che ha fatto storcere un po' il naso a qualcuno, degli accessori, c'è anche il Dogpool, se vogliamo chiamarlo accessorio, Dogpool, che è anche articolato, quindi un pezzo da non perdere, e poi si spera, si vocifera e si spera che il costume sarà migliorato, quantomeno il materiale rispetto alla vecchia versione, che in alcune persone, per cui alcune persone hanno riscontrato dei difetti nelle articolazioni, soprattutto quelle delle ginocchia, in questo caso si vocifera che sia migliorato il materiale. Speriamo bene ragazzi, ci spero veramente tanto. Per quanto riguarda il resto degli accessori, oltre a Dogpool, le solite armi di Deadpool, quindi le due katana, le due pistole che nell'edizione speciale saranno anche dorate, lo vedremo fra poco, ed il solito pugnale. Poi qualche occhio intercambiabile per le varie espressioni del caso di Deadpool e poi degli altri accessori, come vedete, che devono ancora essere rivelati. Devono ancora essere rivelati perché verranno rivelati da Hot Toys presumibilmente il 15 di agosto, quando verrà subito rilasciata la Special Edition, questa che vedete, in cui ci saranno due pistole dorate e la basetta diorama, non la definirei proprio una basetta diorama, ma comunque con il logo del film Deadpool e Wolverine. Verranno rivelati, dicevo, anche questi accessori che per il momento non sono stati svelati, probabilmente per evitare spoiler al film che è in imminente uscita il 24 e non vedo l'ora di andarlo a vedere ragazzi, e quindi anche qui, anche in live, è partito il toto scommesse su quali potrebbero essere gli accessori. Tutti sperano in un head sculpt di Ryan Reynolds, cosa che io personalmente non credo, purtroppo ragazzi mi dispiace. E il 15 di agosto, a detta di Hot Toys, verrà rivelata anche un'altra doll, sempre a tema Deadpool e Wolverine, di cui per il momento non si sa niente, e che sembra sarà in edizione limitata, e spero vivamente che non sia così, ragazzi. C'è chi pensa a Lady Deadpool, chi pensa a qualche cameo, qualche X-Men che ci sarà nel film, non si sa. Fatemi sapere, anzi, qui sotto nei commenti, ragazzi, se vi va, quale secondo voi sarà effettivamente questa doll che verrà svelata il 15 di agosto. Due specifiche al volo: Movie Masterpiece 746 e Movie Masterpiece 746B per l'edizione speciale di questo Deadpool, 31 cm di altezza, 30 punti di snodo e uscita imminente ragazzi. Ad oggi, io sto registrando il sabato 20 di luglio, ancora non ci sono i prezzi dell'edizione standard. Quindi non si sa che cosa stia facendo adesso, probabilmente prima darà il via alla produzione e al rilascio, alla spedizione delle edizioni speciali e poi di quelle normali, di quelle standard. Ma uscirà subito, al contrario di Wolverine che invece uscirà nel 2025, questo Deadpool uscirà subito, questo è confermato, quindi molto molto bene. Diversi accessori, come abbiamo già detto, diverse paia di mani, occhi intercambiabili, le varie armi, il costume e poi gli accessori bonus che devono ancora essere svelati. Ottimo pezzo, secondo me, che va preso soprattutto se non avete le vecchie versioni, ragazzi, poi fatemi sapere se lo prenderete. Altro annuncio che invece a me fa storcere molto il naso, però è un'edizione limitata questa, insieme ad un'altra che vedremo fra poco, Joker nella sua versione Imposter. Quindi impostore. Qui cosa ha fatto Toys? Ennesimo riciclo, ma finché lo fa per edizioni limitate, sti cazzi, mi sta anche bene. Va a riciclare la testa
Artisan, però, ragazzi, di Joker, che è nella schedule delle release delle prossime settimane, mese di Hot Toys, e la vai a utilizzare su un body di Batman con questa colorazione che io trovo fantastica, un misto tra verde e viola in pieno stile Joker, con qualche macchia di rosso, con il logo di Batman rosso, qualche spruzzata di colore qua e là. Secondo me la doll è tanto bella, come ho già detto in live, tanto bella quanto inutile. È limitata, se non mi sbaglio, adesso lo controlliamo, a 3000 copie. Qui vediamo intanto tutti i vari dettagli. E vi ricordo, ragazzi, che io sono sul sito di Hot Toys, perché purtroppo su Sideshow ancora non c'è traccia ad oggi di tutta questa roba. Non si sa perché, stanno dormendo in casa Sideshow. Comunque, un bellissimo pezzo con diversi accessori, varie armi, anche le classiche bombe, le classiche granate di Joker nascoste all'interno del mantello, che ha questa forma particolare, tutta un po' spezzettata. Bellissima, ragazzi. Però diciamo che non se ne sentiva il bisogno. È ovvio che in collezione farà una bellissima figura questo pezzo, ma sembra che sia anche molto molto costoso, intorno ai $600, quindi qui da noi probabilmente anche qualcosina in più. 31 cm di altezza, quindi come Deadpool, 30 punti di snodo. Stiamo parlando di un'uscita imminente, appunto, terzo quarto del 2024, quindi anche questa probabilmente per agosto. Varie paglie di mani, il Batarang, ecco qui, 3000 unità soltanto in mercati selezionati, quindi una edizione limitata. Per quanto riguarda le armi, invece abbiamo una pistola, un fucile a pompa, una mitraglietta, 3 Batarangs e 8 granate. Le carte da gioco di Joker, ovviamente, come accessorio, e poi la basetta. Tutto bellissimo, ragazzi, anche questa sarebbe un bellissimo pezzo se solo non fosse in edizione limitata e non costasse così tanto, almeno per quanto mi riguarda. Poi è Artisan, quindi ha quel valore aggiunto in più. Lo prenderete? Non lo so, fatemelo sapere. Poi facciamo un attimo di stacco con un rilascio questa volta, il rilascio finalmente della schedule precedente, quindi di Groot, tratto da I Guardiani della Galassia volume 3. Questo è un altro bellissimo pezzo che ve lo dico a fare, soprattutto se collezionate I Guardiani della Galassia. Pezzo da recuperare, pieno di armi, di pistole, di braccia. Bellissimo da affiancare ovviamente a Rocket, che vi ricordo che uscirà a breve, perché era nel piano delle release, appunto, insieme a Groot e a Mantis, quindi sarà probabilmente uno dei prossimi, delle prossime release, perché ancora mancano Batman 89, Darth Vader tratto da episodio 6 e appunto Rocket. Quindi aspettiamoci anche lui probabilmente nelle prossime settimane. Nulla da dire su questo Groot. Adesso qui su Hot Toys ho aperto ovviamente la versione Deluxe, molto bello, molto figo. Continuo a preferire probabilmente la versione originale di Groot, ma anche questo, ragazzi, è bellissimo. Immagino che sia molto pesante, molto compatto, molto ben curato sia nel head sculpt che nel body. Davvero una versione bellissima, ha anche varie facce intercambiabili, come vedete. Quindi secondo me un ottimo, ottimo pezzo. Peccato io non abbia gli altri membri dei Guardiani, perché altrimenti non me lo sarei lasciato sfuggire. E questo è il pezzo forte della settimana, ragazzi. Questo è il vero pezzo forte, perché Hot Toys ha deciso di dedicarsi finalmente ad articoli religiosi. Quindi ha deciso di fare questo cero per la Madonna di Darth Maul, tratto da, in occasione del 25esimo anniversario della minaccia fantasma, ha fatto questa sorta di statua misto cagata, secondo me, secondo i miei gusti personali, poi magari piacerà a tanti di voi, di Darth Maul versione ologramma, che sembra veramente la Madonna, sembra un cero da accendere con la luce blu, niente, non sembra sia in, cioè non si possa muovere nulla. Quindi è una statua un po' fine a se stessa, con questa basetta che sta lì. Vabbè, comunque, qui stiamo parlando invece di 1500 unità, per fortuna, non hanno fatto di più, non si sa il prezzo, ma dovrebbe essere credo intorno ai $200, quindi comunque nulla di particolarmente costoso, per fortuna, visto il prezzo. E non lo so, ragazzi, niente da dire, ovviamente 30 cm di altezza, è alimentata con l'USB e quindi si illumina e fa questo effetto Madonna. Ditemi voi che ne pensate, perché per me non c'è molto altro da dire, sinceramente. Spero sinceramente che non abbiano intenzione di fare tutti i personaggi in questa modalità olografica, perché potrebbe essere un problema.
Poi invece l'altro annuncio è questo comandante Scorch, sempre per Star Wars, tratto da The Bad Batch. Perché è importante questo annuncio? Non è importante, per carità, per gli appassionati di Bad Batch, è un bel personaggio, molto bello, anche questo con il casco che si illumina, varie armi, nulla di particolare per quanto mi riguarda, comunque è un bellissimo pezzo dal punto di vista estetico. Ma perché è importante? Perché questo pezzo qui era in una lista di prossimi, di futuri rilasci di Hot Toys trafugata online, classico leak che non si sa mai se sono fatti apposta questi leak o meno, come succede spesso nel mondo dei videogiochi per chi di voi lo segue. Insomma, è trapelata questa lista online di pezzi su cui Hot Toys starebbe lavorando e che svelerà nelle prossime settimane, mesi, non si sa. E sono dei pezzi molto interessanti e questo Scorch era fra quelli, il che fa ben sperare che gli altri, che vedremo fra poco ovviamente, gli altri siano veritieri come leak. Questo Scorch infatti era il primo di tanti, non mi soffermo tanto su di lui ragazzi, perché in realtà voglio andare a leggere insieme a voi quelli che sono gli altri leak. Perché c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco, tra cui abbiamo, guardate, ve li evidenzio se riesco, non vi riesco. Allora, Anakin, tratto, è già qui su Anakin, già abbiamo, credo di aver causato qualche problema a qualcuno. Anakin, nella sua versione Darkseid, Artisan. Quindi ancora deve uscire l'Anakin Lightside Artisan, che ha fatto un successo incredibile, esaurito veramente dopo pochissimo. Quindi questo è il Darkseid, tanta roba. E spero ovviamente che sia così e stavolta di riuscire ad accaparrarmene una copia. Poi un Shaik Samurai, un'altra Artisan, che non so chi sia ragazzi, scusate l'ignoranza, non so se qualcuno di voi lo sa, magari me lo faccia sapere. Qui tenetevi forte perché il T-800 di Terminator, Battle Damaged, quindi raga, tanta roba, finalmente l'avevamo chiesto non so da quanto tempo e finalmente ci ha ascoltato, non lo so se ci ha ascoltato, ma comunque sembra che lo stiano facendo, però parliamo sempre di indiscrezioni, sempre di leak ragazzi, quindi niente di sicuro al 100%. Un generale Grievous, sempre per Star Wars, ma stavolta in diecast, quindi che ve lo dico a fare. Wolverine, tratto da Logan. Superman, che presumibilmente è il Superman 2.0, tratto da Batman v Superman, visto che Hot Toys ha già fatto il Batman 2.0 tratto da Batman v Superman. Poi abbiamo questo Scorch, ovvero appunto quello che abbiamo visto poco fa, che sta a dare probabilmente un indizio che questi leak siano veritieri. E poi una trooper della 212esima, sempre per quanto riguarda Star Wars. Non c'è, si vociferava anche appunto Lady Deadpool, si vociferavano altre cose, ma non si sa appunto ragazzi, ricordate che stiamo parlando di leak, quindi non si sa se effettivamente sia così. Comunque, annunci belli sostanziosi, belli importanti, quindi speriamo che effettivamente sia così, soprattutto per il T-800 e per Anakin per quanto mi riguarda, ma anche Grievous, ma tutti quanti. Poi, altra brevissima notizia, poi concludiamo. Hot Toys ha deciso, così, di punto in bianco, di fare anche le statue in 1-1. Quindi, ovviamente, sempre per cavalcare l'onda dell'hype di Wolverine, di Deadpool e Wolverine, lo dico sempre al contrario, Deadpool e Wolverine, ha deciso di fare queste statue, in questo caso stiamo vedendo Deadpool, in 1-1 dei due personaggi. Come vedete, altezza di 2 metri e 2, 2 metri e 1 per Wolverine, inclusa questa basetta enorme, tutto bellissimo. Ma secondo me, ragazzi, già che fanno queste statue, queste cose, ci sono altri brand che probabilmente li fanno anche meglio, quindi ecco, la cosa non mi fa impazzire. Poi vabbè, ovvio che per prendere statue del genere il prezzo ancora non lo so ragazzi, ma dovrebbe essere bella costosa, belle costose entrambe, quindi e non sono cose che fanno per me, però era giusto insomma citarle e dirvi appunto che c'è la possibilità anche di acquistare da Hot Toys questi due pezzi in scala 1-1, bellissimi, bellissimi, ma non lo so,
Spero anche qui che non si stia andando verso quella direzione anche per quanto riguarda Hot Toys. Poi andiamo a concludere il video, ragazzi, con i soliti ultimi arrivi da vedere su ilcolossodeinerd.com, di cui vi ricordo sempre che se lo contattate e gli dite di essere dei miei iscritti, riceverete 500 punti sul vostro account che equivalgono a 10 euro di sconto, tantissima nuova roba come abbiamo già visto l'altra volta, in particolare questa statua in PVC di Tiny Tina, anzi Tiny Tina's Wonderland, bellissima. Poi queste 6 figures di Spider-Man India, tratta da Across the Spider-Verse, che è bellissima, ragà. Secondo me con tutti questi colori, queste cose, se facessero l'Hot Toys, io sinceramente la prenderei perché è davvero bellissima con questa versione tutta colorata. Poi, come al solito, tantissima roba dalla NECA, in particolare per Beetlejuice. E poi, sempre in casa SH Figuarts, questa Medical Machine con all'interno il nostro Goku. Il colosso vi propone anche un bundle con la versione di Goku di SH Figuarts, l'ultima ristampa del Goku classico, ovviamente. Più la Medical Machine appunto a 120 euro, che è un affare ragazzi da non perdere perché praticamente Goku lo paghereste 35 euro nemmeno. Bene ragazzi, quindi detto questo, io penso di avervi detto più o meno tutto, non mi sono soffermato troppo su Deadpool perché vi ripeto, ho fatto già un video dedicato, ne abbiamo parlato tantissimo in live, abbiamo fatto unboxing, abbiamo fatto un sacco di cose. E a proposito di live, per voi che vedete il video domani, quindi lunedì sera, ci sarà nuovamente una live in cui faremo l'unboxing di Doc Ock Hot Toys tratto da Spider-Man No Way Home. Doc Ock che è stato vinto, tra virgolette, cioè io ho dovuto pagare, ma in occasione dei 500 iscritti, gli iscritti appunto hanno scelto quale Hot Toys io dovessi comprare e portare l'unboxing sul canale, quindi ha vinto Doc Ock e quindi lunedì finalmente facciamo questo unboxing. Non solo, poi parleremo delle news, parleremo di tantissime altre cose, un po' di chill, farò degli unboxing a sorpresa anche ragazzi. Quindi vi invito, se non avete tanto di meglio da fare e vi va di passare un'oretta e mezza, 2 ore in compagnia a ridere, scherzare, di parlare di queste cose, venite tranquillamente in live alle 21:30 di domani sera. Detto questo, ultima cosa, probabilmente quando uscirà questo video, quindi domenica, io sarò già al Rimini Comics, se qualcuno di voi magari si trova in fiera, mi riconosce, tanto riconoscete la zucca pelata, venitemi a fare un saluto e mi farebbe piacere, insomma. Detto questo, ragà, fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi annunci, dei leak, di Deadpool, di tutto quanto qui sotto nei commenti, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, ovviamente, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo come sempre con i prossimi appuntamenti del canale, con un video su Rimini Comics molto probabilmente e i soliti unboxing in settimana. Ci vediamo ragazzi, buona continuazione di settimana, buon inizio nuova settimana e basta, ciao!